Eccoci tornati al mio secondo video. Sono un po' un esperto, piano piano poi magari mi farò più esperto anche nel fare i video perché non ho. Sto usando il cellulare, come vengono vengono. Allora, l'idea, il portaporti è questo qui. È questo qui. L'idea è di togliere il mio gabinetto normale che per poterlo svuotare bisogna andare nelle aree apposta, no? E magari quando si è fermo in campeggio si riempie, mi devo spostare col camper o quant'altro. Ho preferito scegliere questa soluzione qua, in modo che quando sono nel campeggio non devo spostare il camper, ma semplicemente con pochi gesti che poi vi farò vedere, ci porta a svuotare la vaschetta. L'idea di installarla è questo: una piccola lamiera tagliata a misura per coprire il buco che rimane sul camper per quanto riguarda lo scarico, due angolari, uno a destra e uno a sinistra e uno molto probabilmente anche davanti per evitare che si muova quando si è in viaggio, semplicissimo, tutto qua, tagliare, fare, disfare. Adesso sono con una mano ed è molto complicato farvi vedere com'è il funzionamento, comunque cercherò di farvi capire come funziona. Allora, questo qui è l'indicatore quando è pieno diventa rosso. Questa è la manovella, apriamolo. Ok, questa è la manovella di scarico dell'acqua a pompa. Ho già provato, ho già inserito un po' d'acqua per provarlo. Ci si mette dentro il WC chimico, quindi ci si mette dentro il suo prodotto come si metteva anche in quell'altro. Questo invece è il tappo di carico dell'acqua per far funzionare lo scarico. Semplicissimo, tutto qua. Porta all'incirca 20 litri di liquidi, semplice. Adesso proverò a cominciare a lavorarci sopra, sta piovendo, sono dentro nel mio camper, vediamo come va. Vi farò sapere quando sarà finito, vi farò un altro video, ve lo farò vedere.